diritti sociali sono quelli che Norberto Bobbio ha definito diritti di seconda generazione. I diritti di prima generazione, come si ricorderà, erano soprattutto i diritti di libertà e i diritti politici. Ma diritti di libertà e diritti politici da soli non bastavano a garantire quell'obiettivo che era uno degli obiettivi fondamentali della Rivoluzione francese, insieme alla libertà, e cioè l'uguaglianza. C'è un bellissimo articolo, forse il più bello della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 3, in cui nel passaggio dal primo al secondo comma troviamo appunto questa evoluzione nella teoria dei diritti. Cioè, mentre nel primo comma si parla di una eguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, nel secondo comma si parla della opportunità e del dovere da parte dello Stato di rimuovere gli ostacoli che ci sono alla effettiva eguaglianza dei cittadini. Ecco, direi che nella nostra storia costituzionale questo secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione segna il punto di partenza per poter pensare concretamente ai diritti sociali. I diritti sociali sono quelli che impegnano lo Stato a fare qualcosa per i suoi cittadini, a non essere più un semplice croupier, un semplice garante delle regole del gioco, ma a diventare esso stesso parte attiva nel gioco e quindi cercare di rendere più uguali i giocatori fra di loro. Questo è il punto di partenza dal quale pensare ai diritti sociali, almeno nel modo in cui erano considerati nell'epoca, diciamo, classica del costituzionalismo moderno e nell'epoca in cui lo Stato sovrano, la forma Stato, aveva ancora una sua centralità nelle regole che governano la vita degli uomini. Essere liberi in maniera uguale significa non soltanto poter camminare liberamente, potersi muovere negli spazi, poter esprimere liberamente il proprio pensiero, ma significa anche avere una istruzione adeguata a poterlo fare, ed ecco quindi un compito fondamentale che lo Stato deve svolgere fra i diritti sociali. Deve poter avere qualcuno che pensi alla sua salute nel momento in cui si dovesse ammalare, che pensi a quei bisogni minimi fondamentali che sono indispensabili a garantire la dignità della persona, primo fra tutti i diritti di libertà. Una dignità che non sia riempita di contenuti, che non abbia la capacità di guardare ai bisogni primari delle persone, è una dignità che non serve a molto, è una dignità che porta alla tomba, è una dignità che porta alla malattia, che porta all'ignoranza. Ma come si fa ad essere dignitosi mentre si muore o mentre si è malati? Occorre che queste situazioni vengano in qualche misura rimosse, vengono in qualche misura condivise, trovino forme di solidarietà, per cui nei momenti di difficoltà chi è più debole abbia qualcuno che lo sostenga, primi fra tutti lo Stato. Le cose hanno funzionato bene, ahimè, per un tempo molto limitato, perché già dalla metà degli anni 70 e dalla fine degli anni 70 troviamo una produzione in letteratura sociologica ed economica enorme, strabordante, sulla crisi fiscale dello Stato. La crisi fiscale dello Stato incomincia ad aprire il problema di come reggere alle crescenti prestazioni che lo Stato è chiamato a dover svolgere per i suoi cittadini. E quindi occorre pensare a un sistema che riesca a modulare la possibilità di questi interventi e li renda compatibili e sopportabili per la collettività. Noi abbiamo alcuni esempi molto virtuosi nel mondo, si pensa sempre, quando si parla di diritti sociali, alle società scandinave, dove c'è una rete di servizi al cittadino enorme e normalmente si dice anche
saremmo molto felici di pagare le tasse se sapessimo che poi queste tasse servono per aiutare noi stessi nel momento di bisogno e per aiutare comunque chi vive in condizioni di difficoltà. Siamo molto meno felici di spenderle quando invece sappiamo che servono soltanto per colmare una voragine di sperperi che c'è nel debito pubblico nazionale. Può essere una scusa, può essere la verità, ma diciamo questa è la grande differenza che almeno nell'opinione pubblica viene percepita come una differenza importante quanto al collegamento tasse-servizi. Perché in realtà oggi si discute molto, moltissimo, della necessità di abbassare la pressione fiscale. Io in questo non sono del tutto d'accordo con i più, perché secondo me non è tanto un problema di abbassare la pressione fiscale, quanto un problema di capire che cosa bisogna fare con quel gettito fiscale. Noi oggi assistiamo tragicamente a una crescita a livello nazionale ma anche a livello planetario delle diseguaglianze fra i più ricchi e i più poveri della Terra. Bene, se le tasse servissero per ridurre questa diseguaglianza, non ci troverei nulla di strano che potessero addirittura aumentare anziché diminuire. Invece, ovviamente, molto a più specie vi fa una pressione fiscale che va a sanzionare, a colpire i soggetti più deboli o quelli più facilmente individuabili e non sia in grado di colpire le grandi evasioni, anzi quelle poche volte che si riescono a colpire le grandi evasioni sappiamo poi che si sollevano tali e tanti polveroni che quasi quasi i colpevoli diventano non gli imputati e i condannati ma addirittura chi li ha imputati e chi li ha condannati. In questo caso generalmente, specialmente quando una sentenza passa in giudicato, decine di giudici, perché fra pubblici ministeri, giudici togati, eccetera, veramente nei tre gradi di giudizio c'è una quantità di giudici che devono esaminare quel caso, per cui è difficile che un singolo possa condizionare un iter processuale di questo tipo, ma questa è una divagazione. E la chiudiamo subito, per tornare invece al nostro tema. Quindi il problema non è tanto più tasse, meno tasse, il problema è quali servizi, cosa siamo in grado di offrire con le tasse che riusciamo a raccogliere ai cittadini di un certo Stato o di una certa collettività. Questo è il problema serio, cioè capire che fine fanno i soldi che vengono raccolti dai cittadini, che dovrebbero essere raccolti seriamente in maniera progressiva rispetto ai redditi prodotti. È un altro bell'articolo della nostra Costituzione che spesso viene dimenticato. Oggi si propende ad una tassazione di tipo indiretto piuttosto che una tassazione di tipo diretto, e le tassazioni di tipo indiretto, ahimè, colpiscono in maniera indifferenziata, perché un aumento dell'IVA è un aumento che colpisce tanto il miliardario che deve comprarsi la quinta Rolls Royce quanto il poveraccio che deve andarsi a comprare un pezzo di pane e un pezzo di carne. E invece il reddito progressivo, l'imposta progressiva è un'imposta che va a ridurre, ad attenuare quella diseguaglianza, quella aumento della differenza che c'è fra i più ricchi e i più poveri. Nel nostro sistema sociale, i diritti sociali per lungo tempo sono stati orientati utilizzando come centrale la categoria del lavoro. Cioè tutto il sistema di solidarietà e di welfare è stato costruito pensando a destinatario di questo sistema un soggetto adulto, per lungo tempo maschio, in età centrale, occupato. Perché le provvidenze, per esempio previdenziali, pensionistiche, anche assicurative, anche infortunistiche e così via, erano tutte pensate
avendo al centro di questo universo un lavoratore che fosse occupato e garantito attraverso le regole, invero molto avanzate, che il nostro sistema di welfare e il nostro diritto del lavoro hanno per lungo tempo avuto. Noi siamo stati uno degli stati con un sistema di diritto del lavoro sicuramente estremamente forte, estremamente garantista, ma che ha avuto anche un effetto perverso, e cioè la dualità del mercato del lavoro. Cioè, mentre una parte dei lavoratori in effetti è riuscita, per i luoghi in cui lavorava e per i modi in cui svolgeva la propria prestazione, ad essere soggetto destinatario di queste provvidenze di welfare, c'è stata una gran fascia che, proprio per gli alti costi di un certo tipo di costruzione del welfare, è stato progressivamente marginalizzato ed espulso. È aumentato il lavoro nero, sono aumentate una serie di forme in cui il nostro mercato è stato sempre molto duale, un mercato del lavoro fortemente garantito a cui faceva riscontro un mercato del lavoro fortemente non garantito, anzi estremamente selvaggio. I tentativi perché il mercato nero emergesse sono stati numerosi, non possiamo qui occuparcene. Quello che conta invece è, secondo me, oggi riconsiderare, rimettere in discussione il modello dei diritti sociali che è stato costruito intorno alla centralità del lavoro, perché nelle società postmoderne, quale ormai è la nostra, il tempo del lavoro e le persone che lavorano sono sempre di meno. Se noi pensiamo alla giornata lavorativa, al tempo che settimanalmente si dedicava al lavoro fino a 50 anni fa, ci rendiamo conto che ormai nella scansione della nostra giornata il tempo dedicato al lavoro è molto di meno. Inoltre sono appunto sempre di meno le persone che purtroppo possono ancora beneficiare di quelle regole garantiste forti, previdenziali forti, assistenziali forti, che regolano il mercato del lavoro garantito. C'è tutta un mare magno di lavoro precario, di lavoro sottopagato, di lavoro part-time e così via, che sfugge in gran parte alle regole delle garanzie dei diritti sociali. E allora forse è il momento per cominciare a ripensare ad un sistema di welfare e un sistema di diritti sociali che non veda più al centro soltanto il lavoro, ma che veda al centro l'esistenza umana. Di qui sono partiti alcuni tentativi, per ora ancora forse in parte acerbi, ma sui quali, diciamo, si discute e si lavora, non più in strette cerchie di addetti ai lavori. Ormai ci sono progetti di legge anche in Italia, dopo che in tutta Europa si sono incominciati a diffondere appunto sistemi di garanzia di diritti sociali, di provvidenze sociali che non fossero legati al lavoro. Penso a quelle due sigle che sono il reddito di cittadinanza e il reddito di esistenza, che sono ormai parte integrante del welfare di tutti gli stati dell'Unione Europea, dico tutti, tranne l'Italia e la Grecia, quando forse soltanto 15 anni fa veniva considerata una stranezza di estremisti pensare a forme di intervento di questo genere. Si è dimostrato e si è verificato che in realtà sono delle forme assolutamente praticabili, bisogna vedere quanto generalizzabili, bisogna vedere quanto sopportabili da un singolo Stato isolato da un contesto più generale, e questo è l'ultimo punto che vorrei trattare in questo mio breve discorso. Noi siamo in un momento in cui la forma Stato è una forma che sembra progressivamente sgretolarsi. Lo Stato ha dovuto cedere parti crescenti della propria sovranità o ad organismi sovranazionali o transnazionali, o addirittura ha dovuto incominciare a dover fare i conti, a doversi confrontare alla pari e non più come Stato sovrano, con una serie di realtà e di entità, a volte anche molto opache, molto poco trasparenti, come
le grosse società finanziarie, le grosse multinazionali presenti sul pianeta, che spesso hanno bilanci impressionanti e quindi una possibilità di influenza dei singoli stati enorme. Quindi pensare a uno stato nazionale anche importante come il nostro, perché nonostante tutto quello che si dice siamo pur sempre fra gli 8 stati più potenti e più ricchi del pianeta da un punto di vista economico, anche per uno stato come il nostro pensare di poter configurare politiche sociali isolandosi da un contesto europeo diventa sempre più difficile. Bisogna rimodulare appunto i diritti sociali in un contesto in cui questi diritti siano garantiti in maniera il più uniforme possibile, quantomeno all'interno della comunità europea, e questo è un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Una delle grandi sfide che l'Unione Europea ha fatto e deve continuare a fare, anziché chiudersi come una fortezza che cerca di respingere gli assalti dei disperati, è quella di pensare che la sicurezza e la garanzia dei cittadini europei è una sicurezza e una garanzia che parte anche da un impegno forte dell'Unione Europea e degli stati più potenti della Terra a far sì che le differenze fra nord e sud del mondo si attenuino, perché soltanto attraverso questo, oltre che attraverso la fine delle speculazioni dell'economia militare di guerra e dei grandi business che facendo poi lacrime da coccodrillo in tutto il mondo si fanno attraverso le varie guerre locali o meno locali dislocate da una parte e dall'altra, finché non finisce tutto questo sarà difficile poter garantire una sicurezza dei diritti all'interno dell'Unione Europea che sia una sicurezza dei diritti di tutti i cittadini. Dobbiamo guardare anche all'esterno, dobbiamo guardare a chi è meno fortunato di noi, più disperato di noi, e cercare anche di capire se la nostra forza può servire a qualcosa anche in questa direzione. Non è una scelta soltanto nel senso della generosità, è una scelta lungimirante che serve a garantire anche noi stessi. Se partiamo da questo presupposto e partiamo dal presupposto che l'economia non può occuparsi di tutto, ma deve lasciare spazi anche ad altre dimensioni della vita, compresa la morale, compresa la politica, compresa l'etica, beh, forse siamo sulla via giusta per rimodulare i diritti sociali, ma anche per pensare a un futuro in cui il diritto alla felicità possa essere ricompreso fra i diritti riconosciuti non soltanto dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America.